benvenuti negli studi di DMTV dello studio SICOR, benvenuti a voi che ci state seguendo qui da vicino e benvenuti a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa tramite il link. Abbiamo iniziato leggermente in ritardo, ma così per tenere accesa la suspense. E saluto i nostri referenti della sede di Pescara, il dottor Gianmaria, il dottor Giampaolo, il dottor Cola Giovanni e tutti coloro che ci seguono dalla sede di Pescara. Un saluto al referente di Palermo, il dottor Luciani e anche il signor Ciulla. Un saluto, un ringraziamento alla dottoressa Sonnifero e all'Andi di Imperia. E un saluto alla sede di Roma, col dottor, dove c'è il dottor Romagnolo e il suo staff. E guardate, mentre noi fatichiamo e lavoriamo all'inizio serata, guardate che cosa hanno fatto la scorsa volta nella sede di Roma. Ciao, potete salutare. Ciao. Noi siamo Roma. Esatto, noi siamo Roma. Quelli del sud, vero? Sì. Siamo nel break. Brava l'equipe del dottor Romagnolo, ma ci stanno benissimo. Vero? Con questo curire per implantiti. Stanno benissimo. Hanno mangiato i paccheri, i nostri relatori sono a stomaco vuoto, dottor Abundo credo anche, io ho mangiato un toast, avevamo qualche pizzetta. Questa sera che cosa mangiate? Tra poco ve lo dirò perché tanto ce lo faranno sapere. E, buonasera quindi di nuovo a tutti, rinnovo i miei saluti, ringrazio gli sponsor che hanno collaborato alla realizzazione di questa serata, ringrazio Sveden e Martina, Umbra, Deore e Dent Italo, forniture dentali del signor Ciulla. E grazie ai nostri relatori di questa sera, grazie al dottor Ronda e al dottor Pizzaro, grazie a voi. Che al di là di ogni retorica e non sono didascalici, non vogliono essere presentati, così mi hanno anche levato 2 minuti di chiacchiera, però mi faccio aiutare dal dottor Abundo per presentarli molto brevemente, perché sapete ovviamente di chi si tratta. Beh, dato che non vogliono essere presentati formalmente, diciamo cosa rappresentano nell'odontoiatria italiana e non solo. Gioacchino Cannizzaro, nel tempo l'evoluzione del pensiero medico applicato in odontoiatria, quindi la grande semplificazione, come dice il dottor Corrente, la grandezza sta nella semplicità, e il dottor Ronda, che ringraziamo per essere qui perché sapete tutti che è un grandissimo esperto di pesca e questa sera invece ha deciso di concederci anche qualche minuto per cose diciamo di secondaria importanza come la rigenerazione verticale, per la quale comunque è uno dei 3 top al mondo. Malgrado i totani gentili si stiano mangiando gli scogli, io sono qua. Comunque è meglio come pescatore. Ma questo è notorio, non l'ho voluto dire. È artificiale. Beh, avete visto che l'impronta della serata sarà sicuramente morbida e colloquiale, anzi vi ringrazio per questo clima, siamo tutti meno ingessati. Una brevissima spiegazione della serata per chi ci segue da un po', sarà inutile. Comunque nella prima parte della serata rivolgeremo ai nostri relatori un paio di domande e loro hanno a disposizione per rispondere un 5 minuti, abbondanti in qualche caso, 5 minuti che sono segnalati da questa clessidra, da queste clessidre. Dopodiché faremo un brevissimo intervallo e nella seconda parte della serata i relatori risponderanno alle domande che ci farete pervenire voi e che il dottor Abundo gentilmente sintetizzerà. Potete farci arrivare le domande tramite sms o messaggio WhatsApp al 377 52 34070, ma ogni tanto comparirà la scritta in sovrimpressione, oppure all'indirizzo mail tavolarotonda@dentalmedtv.com. Quindi se durante la serata vedrete il dottor Abundo e la sottoscritta pasticciare con cellulari, non ci stiamo scrivendo tra di noi o i rispettivi coniugi, ma stiamo raccogliendo le domande che ci farete arrivare. E ancora un breve contributo prima di cominciare con le domande, un brevissimo video che spiega i contenuti di questa serata. Le gravi atrofie della mandibola posteriore rappresentano una delle maggiori problematiche nella quotidianità implantare. Ciò per il fatto che è presente il nervo alveolare inferiore a limitare l'osso disponibile al di sopra di esso e la presenza del forame di emergenza del nervo mentoniero che condiziona la gestione dei tessuti molli in tale area. Anche l'atrofia dei tessuti molli relativi alla zona condizionerà le scelte terapeutiche. Anacronistiche ormai le tecniche a massima invasività proposte in precedenza, le tecniche rigenerative
pur con una più ridotta invasività, mostrano delle difficoltà tecniche non indifferenti e richiedono una particolare perizia per gestire i tessuti molli. Sembrerebbe dunque più semplice inserire degli impianti che sfruttino la minima disponibilità ossea presente, ma nel caso di questo secondo tipo di scelta è sufficiente raccorciare gli impianti standard per avere un buon impianto corto o è necessario disporre di impianti ad hoc costruiti per queste minime dimensioni? E ancora, i tessuti molli, che ruolo rivestono sia intorno alle procedure rigenerative sia intorno agli impianti corti? Agli esperti il compito di risolverci questi problemi. Grazie al contributo del dottor Abundo. La prima domanda che vogliamo farvi è una domanda di tipo discorsivo, non particolarmente tecnica, per cui siete graziati, non girerò la clessidra. Comunque vi terrò sotto controllo, non andiamo oltre i 20 minuti a testa. Allora, abbiamo con noi due opinion leader assoluti nel campo implantare. Uno, il dottor Ronda, fondamentalmente nella sua immagine legato agli interventi ricostruttivi più avanzati, e il dottor Cannizzaro legato alla semplificazione massima dei piani di trattamento. Qual è stato il vostro rispettivo percorso professionale che vi ha portato oggi ad essere quello che siete? Visto che prima avete litigato su chi deve cominciare, io non ho capito, se prendete la parola autonomamente. Io credo che sia rispettoso in termini di anzianità far parlare. Perfetto. Allora, per me lo stesso. Inizia il dottor Cannizzaro. Okay. Possiamo mettere... Allora, io... La mia vita professionale è alquanto strana, molto particolare. Io dall'età di 10 anni volevo fare il medico. Sono nato a Siracusa, da una famiglia abbastanza umile. Mi sono ritrovato a Pavia a fare la scuola di medicina e chirurgia. Mi sono laureato... poi possiamo far partire? Mi sono laureato quando, 3 giorni prima che mi laureassi, è venuto a mancare il papà. Allora ero l'unico laureato della mia famiglia, lo sono tuttora. Ora mia figlia è iscritta in medicina a Genova. Ed è stata una laurea molto strana, molto sofferta. Subito sono entrato alla scuola di specialità in oculistica, in oftalmologia. Quindi sono laureato a settembre, a novembre ho fatto l'esame di Stato. Perché racconto la storia? Io la mia storia la racconto sempre, quasi sempre in tutte le relazioni, perché un relatore deve raccontare la propria storia, non può non raccontare la propria storia. Io sono convinto che debba raccontare la propria storia. Sono andato a scuola di specialità in oculistica, in oftalmologia, però dovevo mantenere la famiglia e mi sono ritrovato a gennaio a frequentare gli studi dei vecchi implantologi italiani, il dottor Tramonte in piazza Sababile a Milano e il dottor Muratori a Bologna. Lavorando in uno studio convenzionato con la mutua nel quartiere più di Milano, il quartiere Baggio, ed è stata la cosa migliore della mia vita. Voi provate a pensare, sono nel reparto, in uno dei due reparti di trapianto di cornea. Mi ritrovo in una delle cliniche universitarie più prestigiose d'Europa insieme a quella di Barcellona, diretta dal migliore oftalmologo d'Europa, e la notte vado, essendo specializzando, vado a prendere le corne su un paziente che sembra che ti guardi, l'occhio è molto grande, devi tagliarlo, e lo c'è, devi togliere entro 5 ore, e tu ti ritrovi davanti un paziente e pensi a lui che se n'è andato, e a quello riacquisterà la cosa più bella che abbiamo, che è la vista. Poi il pomeriggio mi ritrovo a Milano, in un quartiere diciamo abbastanza povero, a fare odontoiatria e iniziare a fare impianti. È stato due spazi diversi, due mondi diversi, due cariche diverse. Lì però ho capito fondamentalmente che essere medico è cosa ben diversa da fare il medico. E qualche anno fa, ad un certo punto, mi ritrovo qui. Tre anni fa, mi telefona il mio vecchio pro. Voi direte, cosa c'entra l'occhio? Parliamo di impianti corti. C'entra. C'entra. Perché l'essere medico è diverso da fare il medico. E
E la medicina, come tutti continuano a farla sembrare, non è una scienza, ma una pratica basata su scienze. Perché il suo oggetto è una tecnica, il cui oggetto è un soggetto, sono delle cose molto particolari. E il mio percorso, come anche il dottore Abbundo avrà visto, è stato molto particolare. Qui cosa fa? Il mio vecchio prof di oculistica mi chiama una sera e mi dice: Gio, dobbiamo fare un intervento in cui solo tu puoi intervenire. Perché c'è una persona che è cieca, quindi non manca il 36, questa è cieca. Dobbiamo prelevare tutto il labbro interno, trapiantarlo lì, chiudere poi completamente l'occhio, cucirlo, per 4 mesi sta così. La paziente prima dell'intervento fatto al Buy Center di Milano, in Piazza Duomo, in Piazza San Babila a Milano, mi dice: dottore, come sarebbe bello vedere le ombre dei miei figli? Dopo 4 mesi riapriamo e questa è la signora. Come vedete è rosa, non è bianca, quella è una corda artificiale di Pintucci e la signora non vede le ombre dei suoi figli, vede le 3 cose più belle che possono esistere: i suoi figli, un tramonto ad agosto dall'isola di Ortigia a Siracusa e una partita in cui il Milan in Champions League batte in finale l'Inter per 4-0. Quindi le cose più belle che esistono le riesce a vedere tutte e tre. Tutte e tre. E allora, parliamo sempre di opinioni di esperti. Quando finisci me lo dici. Facciamo un gioco. È un peccato. Facciamo un giochino. Prendo un collega qualsiasi, ha un problema sulla paziente con un'atrofia e dice: io voglio un'opinione di esperti. E la porta dal mio amico Tiziano Testori a Como. Il mio amico Tiziano Testori a Como la guarda e fa: sì, qui facciamo rialzazione mascellare, non è un problema, non ci sono problemi. Illustra vantaggi e svantaggi. Il paziente esce insieme al collega di turno e però è un po' indeciso. Ma cosa faccio? Sì, il miglior professionista che c'è, sì. Guarda, siamo a Como, facciamo un salto a Milano, andiamo dal dottor Simeon, così vediamo. Il dottor Simeon la guarda, stiamo parlando di Simeon, e per la stessa atrofia gli propone quello che le mani inimmaginabili di Marco riescono a fare. Il paziente dice, esce, fa, ma qui c'è qualcosa che non va. Il paziente è uguale, l'atrofia è uguale, tutto uguale. Ma guarda, andiamo a San Paolo un attimino, andiamo da Matteo, vediamo cosa mi propone. Il paziente è uguale e c'è un prelievo di Calvaria. Il paziente è confuso, viene a Pavia da Cannizzaro, che gli propone un impianto corto. Allora, qual è la verità? Ma c'è una verità o no? Perché il problema è questo qui. La verità dov'è? Questo qui è il protocollo di Brannemark. Io ho iniziato facendo quello che chiamavo allora overtreatment. Mettevo un sacco di impianti, facevo innesti dappertutto e mi sono ritrovato una mattina ad Alessandria in sala chirurgica con Elisabetta e con un pennarello in mano, anestesia totale, stavo per fare un prelievo della cresta iliaca. Guardavo lei, nuda in questo letto d'acciaio, e guardavo le lastre. Guardavo lei, guardavo l'attacco, guardavo lei, guardavo i modelli di studio. A un certo punto mi sono detto: ma cosa stai facendo? Tu stai per fare un prelievo di cresta iliaca a qualcuno che ha il torto di credere in te, perché qualcuno ti ha detto, senza dimostrarlo, che il prelievo di osso autologo è il gold standard in quel modo lì. Ho interrotto l'intervento. L'anestesista mi ha detto: tu sei matto. Ho detto: no, sono matto, sì. Elisabetta si sveglia e mi fa: dottore, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto, Elisabetta. È andata di lusso oggi. Mi ha salvato il fatto che io mi emoziono facilmente. Quindi, a casa, infatti, quando c'è un film un po' commovente, piangiamo io e mia suocera. Mia figlia, quella grande di 22 anni, mi dice: lo sa, quella di 14 anni fa, io, papà, noi dobbiamo andare in bagno per la terza volta, lo sappiamo che piangi. quindi Elisabetta, guardando, mi ha detto: dottore, io ho fiducia in te, mi fai questo biosse, fai quello che vuoi per questo biosse mascellare. E allora mi è venuto in mente qualcosa, ho detto: io non mi sto comportando da medico. Guardate, questi sono i dogmi di Brannemark. Poi abbiamo fatto le denture parziali, poi le monodenturie, poi tecnico on stage, poi cementati, carico immediato, tecnica flapless, ad un certo punto one piece implant, cioè vedete di tramonta del 2000, c'è qualcosa che non va, le protesi devono essere sempre ipotesicamente guidate, innesti dappertutto, prelievi, poi arriva Malò e mette 2 impianti nelle orecchie, tutte storte, allora c'è qualcosa che non va, allora a questo punto c'è qualcosa che non va, devo riflettere, c'è qualcosa che non va, e allora
Usate l'impianto super short, usate due impianti, il cosiddetto long tour, abbiamo fatto circa 800 case. Abbiamo iniziato 15 anni fa, io non voglio credere, io voglio sapere, come ha detto qualcuno del più importante di me, ed iniziamo con Marco Esposito, un dottor Esposito, un iter importante. 30 studi randomizzati e controllati. Parte da un'osservazione clinica, l'osservazione clinica è importante, l'osservazione clinica è arte, è poesia, è intuizione. Forse è conclusione. Allora facciamo degli impianti. Osserviamo come va una situazione del paziente che arriva. Facciamo due case report, li vediamo per 6 mesi. Vanno bene, facciamo un case series di 10 per un anno. A questo punto parte uno studio clinico randomizzato e controllato. E abbiamo degli studi clinici importanti sugli impianti corti, sull'Hollon 2, sull'Hollon 3, sugli impianti macchinari, stanno andando avanti. E di cosa parliamo quindi? Di anni di overtreatment biologico ed economico? Perché così si va a finire poi, si va verso anni di overtreatment biologico ed economico. L'impianto nell'85% è una metodica di routine, come routine l'ortodonzia, come di routine la conservativa, di routine l'ortodonzia. Routine. Quindi, avere in mano un tempo di trattamento, terapie flapless, impianti di diametro ridotto, netta riduzione della lunghezza implantare, drastica riduzione del numero degli impianti quando serve. Quindi di cosa parliamo? Del rapporto tra essere medico e linea guida odontoiatrica. Quali sono le linee guida? Dobbiamo conoscere ben bene lo step by step, però lo step by step deve essere a nostra disposizione, non viceversa, deve essere un punto di partenza per avere un'implantologia che è guidata dal paziente. Noi curiamo quel paziente, non curiamo il paziente. Dimmi tu quando finisco. Succede spesso e volentieri che arrivano 6, 7, 8 colleghi da me. Io vado a lavorare, c'è il paziente in poltrona. Vediamo che piano di trattamento facciamo. Torno dopo mezz'ora, tutti la stessa cosa. Vanno verso i modelli di studio, vanno verso l'attack, vanno verso lo status, faremmo questo, questo e questo. Ma il paziente l'avete visitato? Gli avete parlato? Forse vuole fare solo l'otturazione. E quindi qual è la vera chirurgia avanzata? Non è questa la vera chirurgia avanzata. Questa qui va bene in certe mani, ma non è... Deve essere una chirurgia che va in tutte le mani. La vera chirurgia avanzata è saper sottopreparare 4 o 5 mm di osso per poter mettere un impianto a 60-70 newton per centimetro. Quindi, riuscire a riabilitare quel paziente e non il paziente. Un orizzonte sfidante, una violazione del dogma, che è possibile avere un impianto macchinato a spire larghe, 3 impianti. Una mucosa di questo tipo che si ha quando le condizioni cliniche lo permettono dopo 20 secondi dall'inserimento dell'impianto con la metodica flapless. Guardate. E poi degli studi. 15 anni fa questo studio. Due gruppi, randomizzato e controllato. Due gruppi. Gruppo test e gruppo controllo. Metodica modum branamark e metodica con flapless e carico immediato. Un altro studio in cui vediamo che due siti implantari randomizzati con torque elevati verso torque medie. A 80 newton maggiore, in 3 casi vediamo alla stessa settimana quello problema, stiamo calmi, tranquilli, non è un eccesso, non ci sono problemi, aspettiamo. C'è soltanto un problema dovuto all'alto torque, al sesto mese è così. 7 fallimenti con torque minimi, perché no? Perché sotto i canini, perché dobbiamo andare a fare una metodica complicata quando con 3 impianti, 2 impianti, sotto i canini riusciamo, 129 casi fatti, 8 anni, 5 mm. Due impianti però tutto inizia nell'81. Quando non vorrei interromperla a me, sì. Quindi se lei ha voglia di chiudere la prima parte, poi grazie, sì. Così lasciamo la parte. Quindi il problema qual è? Assolutamente. La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Dobbiamo pensare a curare quel paziente e non il paziente. Sono due cose fondamentalmente diverse. Grazie. Chiedo scusa. Grazie. E dottor Ronda, devo ripetere la domanda nel frattempo? Assolutamente no. Grazie. Dopo la presentazione di Gioacchino non so cosa dire. Abbiamo in comune una cosa. Abbiamo perso il papà giovani, entrambi, e quindi probabilmente ci siamo rimboccati le mani, tutti e due. La mia storia è leggermente diversa. Mi sono iscritto a medicina dopo aver fatto l'odontotecnico, perché volevo fare il dentista. La strada... obiettivamente è molto più semplice per poter iniziare a lavorare. E, avendo perso papà giovane, dovevo trovare una strada per la quale i tempi non fossero particolarmente lunghi.
E completato gli studi ho iniziato a frequentare alcuni professionisti per imparare la professione, perché nella nostra bella città di Genova probabilmente nei tempi passati non veniva insegnata molto bene l'odontoiatria, e quindi la possibilità di attivarsi come liberi professionisti non era così una pratica comune, in quanto mancavano le nozioni. Il desiderio di approcciarmi alla chirurgia è nato abbastanza in fretta, e alcuni maestri mi hanno instradato o hanno avuto almeno la capacità di saper tirar fuori da me quelle caratteristiche che mi vedevano propenso all'atto chirurgico. Negli anni ho cominciato a praticare alcune pratiche chirurgiche di normale, medio livello, fino a un certo punto in cui, dopo aver distrutto i miei pazienti con overtreatment, e tra questi c'è stato anche il mio maestro Gioacchino, che mi aveva insegnato allora i prelievi dall'ulna, e quindi ne sono usciti 11 pazienti col braccio al collo. Che bravo! E a un certo punto, insoddisfatto di alcuni risultati clinici, dove l'implantologia tutto sommato rispondeva bene nei volumi ossei rigenerati, ma non riuscivo a soddisfare le esigenze estetiche, decisi di frequentare il mio maestro. Il mio maestro è il professor Massimo Simeon, pioniere in Italia insieme a Tinti e Vincenzi della GBR, che mi ha illuminato su quelle che erano le tecniche o le metodiche o i protocolli da dover eseguire per riuscire a ottenere dei buoni risultati. Premetto che i primi anni 90, quando vidi il mio maestro e presentare i primi casi di GBR in occasione di un simposio ad Abano Terme organizzato dalla Triai, la platea si alzò in piedi per applaudirlo e per riconoscere il tributo, il merito di aver fatto belle cose pionieristicamente. E io, con l'istinto dell'imitatore, che è un po' caratteristico non solo dei cinesi ma anche di noi italiani, e cominciai ad applicare la tecnica dopo aver frequentato il workshop organizzato da Tinti, dove ci insegnavano a mettere la membranina periodontale intorno agli elementi dentali. Ebbi allora dei grandi insuccessi. Menziono che su 10 casi di GBR orizzontale ebbi 9 esposizioni precoci delle membrane. Il maestro mi fece capire che sono le conoscenze che fanno la differenza, e a volte ci sono piccoli dettagli che consentono al clinico di fare la differenza. E così ho iniziato la mia storia sulla GBR, dove dal 2000, dopo aver frequentato il corso del mio maestro, ho iniziato a dedicarmi a questa pratica con interesse e con passione, e forse il contributo dato a questa tecnica con l'introduzione di alcune nuove tecniche di gestione dei tessuti molli hanno fatto sì che oggi questa tecnica, a mio modesto parere, possa essere ripetibile nelle mani di tanti, forse non di tutti, ma di tanti. Il mio motto è cambiato: non più skill operative sensitive, come tecnica che veniva definita una volta, ma tecnica sensibile alle conoscenze, che è una cosa diversa. Sono d'accordo con Gioacchino che bisogna semplificare e non bisogna massacrare i pazienti. La tecnica di GBR è una tecnica che, nell'ambito delle tecniche complesse, laddove fosse necessaria, perché la tecnica dello short implants non costituisce una soluzione terapeutica, è una tra le tecniche meno invasive. Unica soluzione chirurgica, implantologia e rigenerazione ossea. Grazie. Prego. Grazie, è stata una bellissima, bellissima introduzione. Pare che, adesso per sdrammatizzo un attimo, a Roma stiano mangiando le penne all'arrabbiata. Va bene. Allora, per la seconda domanda utilizzeremo la clessidra, quindi grosso modo sono 5 minuti adesso. Sì.
Nell'affrontare un trattamento implantare nelle aree posteriori della mandibola, quali sono le valutazioni anatomiche su cui vi basate per stabilire il vostro piano di trattamento, ossia la selezione della strategia clinica? Cominciamo sempre dal dottor Cannizzaro. Sì. Giro la clessidra, dottore. Gli dia un occhio. Beh, ogni tanto lo guardo. Allora, intanto c'è da sfatare subito un mito. Il rapporto 1-1 tra corona clinica e impianto. Gli impianti non si rompono più. C'era un piccolo 1-1, se lo trasmettiamo, un filmato. Allora, ci hanno detto già anni fa che il rapporto deve essere 1-1, al massimo 1-1. Gli impianti non si rompono più. Il problema, se c'è un problema dal punto di vista biomeccanico, anche se la parola biomeccanica non mi piace tanto, perché conosco a malapena la biologia, la meccanica non la conosco, però se è vero che c'è un problema biomeccanico, spiegate come è possibile che un birillo da 3,75 per 10 in zona molare, nel mascellare inferiore, con una vitina del moncone, che alcune volte il cui diametro è alcune volte 1,4, 1,5, 1,6 mm di diametro, con uno spessore parietale del collo dell'impianto, che spesso è un millimetro o meno, come fa questo birillo a sopportare un'occlusione sul molare di una persona adulta per 5, 10, 15, 20 anni? Forse è meglio che ci diamo tutti una calmata, ci voglio dire. L'importante è l'osservazione clinica, quindi gli impianti non si rompono più, sono impianti fatti in un certo modo, non sono più gli impianti in titanio di 30 anni fa. L'unico problema, ammesso che ci sia, è data a livello dell'interfaccia, dove c'è la sagonina, insomma. Quindi se noi abbiamo un impianto lungo un chilometro, con una corona lungo un chilometro, e un impianto lungo un metro, con una corona lungo un chilometro. Video, sì, il video è 1-1, c'era un video 1-1 da trasmettere, in cui si vede chiaramente. Quindi, se abbiamo questo, il problema sta nella lunghezza della corona clinica, non sta nella lunghezza dell'impianto. Gli impianti corti, ormai abbiamo degli studi importanti, poi li faremo vedere dopo, quando si parlerà del tipo di protesi sugli impianti nell'altra domanda. Quindi, questo qui. Quindi se noi abbiamo un impianto lungo e un impianto corto, con una corona, il problema è lì. Non è la lunghezza dell'impianto, una volta che siamo. Ma già Mishi, un mare di anni fa, ci diceva che tutto il problema dello stress sta a livello delle piccole, delle prime poche spire, quindi se per caso abbiamo un problema l'abbiamo lì, che dobbiamo far maturare l'impianto, non è questo il problema. Dal punto di vista anatomico, noi dobbiamo valutare, potrei raccontare tutto, valutiamo lo spessore osseo, vediamo l'altezza, i rapporti intermascellari, la discrepanza scheletrica. Il problema è questo. Quando c'è la possibilità di poter riabilitare un paziente con mini invasività, alcune volte quando abbiamo una banda di gengiva aderente che è enorme, anche con terapia flapless, è la condizione, secondo me, nel contesto socio-economico attuale più importante che si possa fare. Perché andare a effettuare delle manovre di chirurgia avanzata che non sono nelle mani di tutte, le mani di Marco Ronda sono le mani di Marco Ronda, non sono le mani di tutti. Un tipo di terapia implantare nel quale abbiamo delle fesse con stop di 4, 5, 6 mm che arrivano lì, facciamo il nostro piccolo lembo se vogliamo, mettiamo il nostro impianto e con una bella banda di tessuto osseo attorno, mettiamo un impianto da 5 con un millimetro di osso, dobbiamo avere un perimetro ben importante, lo facciamo maturare come cielo comanda, non si fa quello che fa Cannizzaro a carico immediato sugli impianti corti. A questo punto qui il paziente viene riabilitato, splintiamo eventualmente i 2-3 impianti che abbiamo nella zona posteriore e allora l'impianto non si perde. Alcuni mi diranno, ma se abbiamo una perimplantite di 3-4-5 mm, se abbiamo il perimplantite di 4-5 mm, forse a quel punto lì è meglio tirar via l'impianto e farne un altro piuttosto che andare, perché molte volte sì,
si fa meno fatica, il paziente soffre meno, se c'è la possibilità a cambiare il tipo di impianto piuttosto che fare una manovra di terapia per le perimplantite. Per questo nella zona mandibolare posteriore, almeno da noi a Pavia, quando abbiamo 13, 15, 18 mm di osso, non posizioniamo ormai degli impianti che fanno la barba al nervo, mettiamo un impianto da 4x8,5 anche quando abbiamo 15 mm. E la prassi, addirittura da 2 anni usiamo quello che abbiamo chiamato noi impianto universale Sira Short, che è un impianto da 4x6, un impianto da 6 mm fatto a maturare, è l'impianto perfetto. Nessuno di noi, ammesso che abbia successo nel tempo, nessuno di noi in zona 23 si farebbe fare una preparazione per 15 mm e non una da 6 mm. Secondo me non esiste, con i successi che abbiamo con gli impianti super short, non esiste la differenza ormai. Io ho visto molti colleghi avere a che fare con manovre di chirurgia avanzata e mi arrivano, è complicato perché le mani possono essere anche belle, poi c'è il paziente che va a casa, che ha una ferita, un paziente che ormai nel contesto socioculturale moderno dei paesi avanzati ha sempre una scia da fare, ha sempre... Ti hanno rotto? No, io non ho neanche fatto facce strane. Hai guardato la Cristina? Ho guardato la Cristina, sono spaventato. Io la rompo. Una di scorta. Dovevamo romperla prima. Quella che di scorta l'abbiamo presa nel caso qualcuno finisse prima, ma succede raramente. Bene, direi che in parte sono d'accordo. In parte. Non possiamo litigare, siamo amici, è un casino. Un pochettino. Credo che l'importanza di questa chiacchierata sia non quello di voler a tutti i costi dimostrare la validità in modo assoluto di un trattamento terapeutico. E è quello che, ahimè, tristemente, si vede in letteratura oggi. Ci sono i confronti short implants versus GVR, si chiede il gradiente del paziente, si chiede la prognosi, come è il follow up, si valutano questi aspetti, ma non si capisce una cosa, non si valutano le condizioni cliniche di partenza, che spesso non sono le stesse, non si guardano quelle che sono le condizioni per mantenere la salute per implantare. Allora, giustamente Gioacchino riferisce quota di gengiva cheratinizzata, e sono perfettamente d'accordo, è l'ABC. Peccato che nella mandibola posteriore atrofica quota di gengiva cheratinizzata pari a 0, sempre. Allora, facciamo una piccola valutazione anatomica su quella che le ragioni per le quali non c'è gengiva cheratinizzata e sulle ragioni per le quali non è possibile mantenere gengiva cheratinizzata innestata. Due componenti ossee, osso alveolare e osso basale. L'osso alveolare, dopo fatta l'estrazione degli elementi dentali, si estrae, si riassorbe. L'osso basale rimane. Domanda, perché l'osso basale rimane? L'osso basale è funzionalizzato dal muscolo buccinatore. L'osso basale si trova al di sotto del fornice. L'impianto corto viene posizionato nella quota di osso basale e quindi la cresta non è altro che la prosecuzione del fondo del fornice. Nei 6-7 mm di sopra dell'alveolare vengono inseriti gli impianti. Conclusione. Se abbiamo il fornice dove al di sotto è contenuto tessuto muscolare, noi possiamo anche tentare di riposizionare verso apicalmente il muscolo con un innesto di connettivo, epitelio connettivale, ma il muscolo riprende di nuovo la propria posizione. Allora, la difficoltà è quella che se riusciamo a fare un impianto corto e creare le condizioni dove la cresta residua ci consente di garantire una prognosi a lungo termine, perché? Perché c'è salute, perché ci sono una quantità di lavori che dimostrano che la gengiva cheratinizzata è alla base, anzi neanche cheratinizzata, la gengiva stabile, perché già è un concetto diverso, è alla base della prognosi positiva a lungo termine degli impianti, piuttosto che la mucosa alveolare. Allora io dico, ci sono delle condizioni dove le atrofie sono così importanti che la possibilità di, man-
di mettere impianti talvolta, ma di mettere, di garantire una quota di gengiva caratterizzata intorno agli impianti è veramente remota. Queste forse sono le condizioni dove fa la differenza l'impianto corto e l'impianto inosso. Fa differenza l'operatore, non l'impianto. Bene, ma poi c'è un'altra considerazione che non dobbiamo perdere di vista. Oggi stiamo inseguendo gli impianti corti, ma prima o poi quest'osso finirà. Cioè continuiamo ad inseguire una quota d'osso residuo. Prima mettevamo gli impianti in 10, poi in 9, poi in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, ma prima o poi l'osso finirà. O prendiamo il toro per le corna e stabiliamo che e acquisiamo i protocolli e le tecniche che potranno essere anche un minimo sofisticate, ma le perimplantiti oggi creano dei disastri, lo sappiamo tutti, e i residui cicatriziali delle perimplantiti a livello osseo hanno delle limitazioni nella possibilità di rifare implantologia che sono veramente elevate. Quindi, quando c'è giustamente introdotto impianto corto mascellare superiore, cosa decido? Decido rialzo del seno o impianto corto? Perfettamente d'accordo con te. Perfettamente d'accordo con te, perché ho condizioni ottimali per mettere gengiva cratinizzata. La biomeccanica, sono perfettamente d'accordo con te che non c'entra niente sul successo o insuccesso dell'impianto, e alla fine sia che ci sia una lunghezza della corona clinica sproporzionata oppure no, il successo c'è. Mandibola posteriore, specialmente per esempio quando abbiamo quelle grosse discrepanze o quelle grosse verticalità di difetto prossime all'ultimo dente, e l'impianto lo vai a posizionare 7, 8, 9, 10 mm al di sotto del picco osseo, quel picco osseo rischiamo di perderlo completamente. Si forma un tragitto transmucoso nel moncone tra l'elemento dentale adiacente e l'elemento implantare posizionato laggiù in fondo, che potrebbe mettere in crisi la prognosi almeno a medio termine dell'impianto. Per cui la condizione anatomica che definisce è la possibilità di avere una cresta residua. La cresta residua, quindi cresta alveolare, mi dà la possibilità di poter innestare gengiva caratinizzata, perché sulla cresta alveolare riesco ad innestare gengiva caratinizzata e mantenerla. Se ho una cresta residua che si trova allo stesso livello del fornice, il mio approccio è quello di procedere a tecniche di rigenerazione.